Signori, buongiorno. Oggi siamo con Mirko e mi fa vedere il suo nuovo mezzo che è passato lui da una tenda a un van. Andiamo a vedere dentro. Portellone a scorrere. Tac, blocco automatico. Perfetto. Quando arrivano le zanzare, noi tiriamo questa, amici. E le zanzare restano al di fuori. Bellissimo. Sempre se i finestrini siano chiusi. Chiaramente. Allora, quindi si parte subito con il gradino elettrico. Un colpo e via. Alla senza scarpe. Assolutamente. Allora. Lussuosa quando si passa qui davanti alla dinette. Allora, questa dinette è per 4. Ok, vediamo un po'. Anche in un letto, questo tavolo si abbassa e qui viene un letto singolo da una persona di un, diciamo, 1,70 m, ecco. Per mangiare sono con due posti, io due tre posti, te, poi, e poi le metà tavolo e prenderebbe il posto questo di qua. Otto. I servizi tutto lì dentro. Allora, eccoli qua, vediamo un po' sotto nel cuore del mezzo. Ok, qui abbiamo la batteria, una GM. Il boiler. Ah, questo è il boiler, scusami. Sì, perché questo... la stufa rimane sotto. Sotto ancora? La stufa non si vede, rimane sotto. Ah già, perché... il passaggio. Perché la stufa... si è detto, ma qui la stufa è a gasolio, attenzione. Qui diciamo, con questa levetta facciamo i tropici. Esatto, dopo la spieghiamo tutto per benino, ma qui è un capolavoro. Quindi qui abbiamo boiler, che questo qui va a bombola a gas, a giusto? A gas, sì, okay. Sì. Perfetto, questo è abbastanza semplice, abbiamo un sacco di spazio libero ancora qui da mettere. Se vuole mettere una batteria, uno la mette sì, lì abbiamo sotto. Abbiamo anche qualche cosa di nascosto, stile questa, una piccola botola. Bellissimo, però qui ci sono i guinzagli per i scarpe, ciabatte, quello che vi pare a voi. E qui già ci siamo. Ora passiamo alla cucina. Comodamente. Allora, eccolo qua. Questo è l'unico supporto piccolo. Però, fra avello e non avello. Sì, abbastanza utile. È molto buono. Fuori? Oh, molto fuori. Buono che sono separate queste due cose, che non è da tutti, Semplicemente. Perfetto. Due sono più che sufficienti, perché tanto più di due non tu li sfrutti. Purtroppo siamo senza acqua e quindi l'acqua non scorre. Ma scorre sia calda che fredda. Non mi interessa. Questo si gira, tac, va giù, così i gommini evitano il vetro sbatto durante il viaggio. Sì. Poi vabbè, ricco pensile, insomma, per mangiare, diciamo così. Attenzione, perché i pensili laccati sono di una bellezza incredibile. Voglio vedere qua. Sì, e qui un po' di roba ci sarà. Ecco. Oh, primo cassetto. Oh, qui abbiamo dello spazio abbastanza importante. Un capellino più grande, ma non tantissimo, però abbastanza capiente. Molto capiente. E sì, poi davvero. Il terzo. Eccolo qua. Ok. Ottimo. Qui si vede. Qui facciamo vedere anche il mobile interno. Sì, così ora anche questo qualcosa c'ha. Sì, qua giù. Quello è il è del pannello. Ah, ok, c'ha il pannello questo qui, Sì. Quindi si guarda, se si riesce a farlo vedere, perfetto. Signori, vi faccio vedere che tutto a LED. Sì. Tutto a LED. E attenzione, guardate un po', molto touch, devo ora c'ho la telecamera. Sì, si passa nello schiuri, ok. Fantastico. Fantastico. Presa USB. Importante. Oh, vabbè, qua su c'è l'adattatore per la televisione. Ah, è importantissimo. In futuro metteremo anche la televisione. Sì, qua ci può stare alla grande. Volevo far vedere questa parte qua, signori. Questo sembra un ecopelle, no? Sì, sì. Questo è un ecopelle e praticamente cosa succede? Che d'inverno protegge lo sbalzo di temperatura del vetro, giusto? Sì. O dico una cazzata? No, fa parte della veramente, veramente rivestito bene e coibentato veramente bene. Mentre la cabina è solamente coibentata dagli oscuranti resettati. Ah, giusto. Sarebbero per il frontale questo. Bellissimo. L'automodo. E per gli esterni questo. Bellissimo. E quando non siamo proprio in inverno, riescono a isolare bene in mezzo. Quella. Però per il sole fanno abbastanza bene. Alla grande. Allora. Ora passiamo al frigo. Allora. Frigo si è detto.
così va a corrente, vedete? Sì. Quindi se sei in campeggio vai a corrente. Così quando parti in viaggio sfrutti la batteria, sì, che è ricaricata dall'alternatore. E poi qui a gas, va bene? Per farlo partire servono okay, due mani. Fammela vedere. Eccolo qua. Gas, accensione. La levetta si sta muovendo. Al momento che la levetta sale un po' in verde, noi possiamo lasciare. Bravissimo. E magicamente il frigo è in funzione. Questa logicamente è il volume del freddo. Sì, 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 sì. Ok. Piccolo poi, frigo, ma dotato di così. Possiamo aprirlo? Sì. Come verso no? Di te. Oh, è già aperto. Okay. Sì. Ah, piccolo luce, frigo. Luce blu, attenzione. Mi sembra 90 litri. Piccola ghiacciaia. Piccola ghiacciaia. 90 litri per due persone va più che bene. Più che bene. Poi sotto abbiamo uno svano di, diciamo, un piccolo armadietto. Abbiamo il servizio che si apre in avanti. Ok, oh, anche illuminato, attenzione. Sì, sì, questo è un optional. Vabbè, vabbè, però sotto ci sono la pompa e i Oh, attenzione, hanno usato la Sureflow. Sureflow, ok. Qui c'è la canalizzazione, sì, perfetto, qui, qui ci lavori anche. I rubinetti sono per scaricare sia il boiler che il, diciamo, il serbatoio. Perfetto, sì, perfetto, si vede bene. Ci si lavora anche bene, attenzione. Sì, sì. Va bene, bellissimo però, invece c'è spazio, cavolo. Poi passiamo al bagno perché la chicca... Sì, il bagno va fatto da questa parte, diciamo così. Bagno, secondo me, per essere un van, è tanta tanta roba. C'è una luce qui da poter accendere? È un po' lontana, sopra la finestra. Metti la mano. Ok, ora si vede già meglio. Tutto a LED, LED, LED. Doccia separata da lavandino e WC. Attenzione, in questo caso, mi diceva Mirko, che qui ci va un telo, giusto? Dovrebbe essere qua dentro, non c'è. Non la prendo, non importa, però qui va un telo, va a incastrarsi uno, due, tre, giusto? Sì. E separa. Separa praticamente il water dalla doccia. Okay. Su questo fianco ci sono dei magneti. Sposti ok. Qua e là, okay. La tenda praticamente va. Rimane qua. Quindi non è, sì, va bene. La sua buccicchina. Questo oramai sì, lo sanno, sì, tutti. Sì, sì, sì. Girevole, logicamente. Cioè, sì, quindi sì, cassetta, sì, giusto? Cassetta. 18 sì, litri. Sì, 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 sì. Ok, dopo andiamo anche all'esterno a vedere. E ora si va. E allora al piano, al secondo piano, anzi al primo piano. Andiamo dal pian terreno, passiamo al primo piano. Un accessorio indispensabile, ripiegabile e da riporre nel bagagliaio. Bellissimo. Gavone, come si può chiamare? Sì, 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 va bene. Aggancio. Agganciamo. Facci molto vedere. Sicura come scala. Allora, per aprire il soffietto è sufficiente premere. Aspetta, non vedo. Sul press è un, praticamente una cintura, okay, è premo. Come una cintura automobilistica. Premo da una parte, premo un'altra. Yes. E in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua voi. Fammi vedere dentro com'è, che è qualcosa di spettacolare. Questo è un accessorio. Questo è qualcosa di... Allora, per fare un po' più luce puoi... In dalle parti, okay, c'è una cerniera, staccare quella cinghia. Tac, stacca. Questa devo staccare? Così troverai le zip. Ok, sì, si sì, apre. Semplicemente. Ecco, pazzesco. Ora non sto a aprirle tutte. Fammi vedere davanti, ma quella frontale è solo di veduta. Ok, questa è trasparente, solo di veduta. Questa è a zanzariera. E chiaramente anche di qua è a zanzariera. Ragazzi, è lunghissimo questo, eh. Ma saranno 2 metri. Questo è più lungo. Allora, qui c'è portaoggetti. Non ci sono prese, giusto? Erano tutte optional. Tutte optional, quindi se uno vuole metterci luce, presa USB, giusto? Si possono, sì, mettere. Queste sono le cinture, si è visto prima. Allora, il letto. Intanto io faccio vedere il letto. Vi faccio vedere, guardate i mobili di una bellezza incredibile, molto ambienti. Sono 4 mobili, 4 armadiette tutte insieme. Qui abbiamo le luci touch, attenzione, guardate che figata, tac tac, presa USB,
qui abbiamo un oblò 40x40, poi abbiamo le finestre, guardate, zanzariera, e poi una cosa molto importante, ragazzi, perché sembra una cazzata, ma non è per tutti. Questa finestra si apre, non tutte si aprono. Abbiamo una finestra grossa anche qua, quindi abbiamo una finestra anche qui. Ok. Allora, questo è il letto che è veramente spazioso. Qui siamo intorno a 1,50 m. Mi sembra sia 1,60 m per 1,90 m. Ok, sì, tutto coibentato, assolutamente morbido e coibentato. Abbiamo anche la finestra coibentata, ma ora passo dall'esterno e vi faccio vedere il garage, diciamo. Allora, le finestre non sono a filo, quindi c'è sempre un rischio questo qui, però... Modello 2020. Attenzione, se non sbaglio c'è una telecamera lassù, sì, giusto? Sì. Ok, allora facciamo vedere questo ampio garage, okay, perché allora... non si è detto, allora, innanzitutto si è detto, ma te corri con la bicicletta, eh? Quindi te avevi bisogno di un garage. Sì, perché è sempre meglio averlo che un avello. Comunque la bicicletta a volte costa poco, a volte tanto, e okay, quando costa tanto c'è una semplice soluzione. Bravissimo, allora, faccio vedere. Qua, a parte gli scherzi, abbiamo una cosa importantissima che rimane nascosta, è il serbatoio dell'acqua. Bene, bene. Che si riempie da fuori, certamente. Perfetto. Si richiude. Perfetto. Allora, ci vuole un attimino di pazienza, ma è abbastanza semplice. Ecco. Allora, io vado. Pazienza, è veloce, a me mi sembra. Ok. Anche da soli. Ora. Ho girato questo. Ah, giusto, vedi? Ho girato questo. Poi a seconda di quanto uno lo vuole tenere alzato o abbassato. Lo regola, ok. Mettiamo anche quest'altra scimmia. E ecco fatto. Perfetto. E qui siamo. E qui abbiamo un notevole. Diciamo lo spazio nascosto. Tanta roba. Sì. Qui che c'è? Questi ci rimane vuota. Sì. Ah, ok, perfetto. Qui c'è tutto lo spazio libero, va bene. Quindi ipotizzo che di qua ci sono le bombole. Sì. Qui vabbè, abbiamo anche qui la canalizzazione del riscaldamento, sia da questa parte che da quella parte. Sì, sì. Perfetto. Qui abbiamo anche ganci per fermare. Sì, i quattro ganci. Nel frattempo qui abbiamo una bombola da 10 della Bayfin, però ruba lo spazio per quell'altro. In realtà due da 10 di ferro sembrerebbe ci vanno perché occupa meno spazio. Però insomma, se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti, che magari non parliamo anche noi. Allora, una bicicletta c'entra, Osti? Sì. Si prova? Va un po' ancora. Sì, diciamo che metterla è semplice, magari è un po' più complicato ancorarla. Ora io ancora mi devo un po' attrezzare. Vabbè, con le corde, tutti i graffi, i giri in manubrio, giustamente, no? Giustamente, al momento che uno l'ha appoggiato. Questa è una bicicletta di 2 metri di lunghezza, va bene? Rimanere. Sì, questa, okay, questa è una furba. Sì. Qui ce ne entrerebbe due, diciamo, una avanti e una indietro, sì, ci se la fa alla grande. Senza smontare loro. Perfetto, c'è da dire niente. Sì, sì, fa una piega. Ok. E questo è veramente... Ci abbiamo anche un bel per venticello. Per un'estate all'ombra, è veramente... Sì, dai, dai, alla grande. Perfetto. Eccolo, semplicissimo. Tanto nel frattempo si sente il frigo. Il frigo. Il frigo che va. Che va. Allora, qui abbiamo la stufa IV Basto come riscaldamento. Qui abbiamo la fruma per il boiler. Qui abbiamo la corrente. E poi, essendo un Euro 6, abbiamamo pure il gasolio e la AdBlue. Perfetto. Perché se non si è detto, ma signori, questo è un 140 cavalli. 2003. Qui abbiamo la cassetta. Con un grandissimo colpo di classe, perché abbiamo trovato una scatola che va precisamente qui. Con gli attrezzi. È la sua, eccola. Ok, questa è la C200. Sì, sì. No, il Thetford, non so come modello è, quasi simile alla mia. Sì, diciamo che sì, sembra ora non voglio fare lo spocchione, ma la tua forse non farà questo. Certo che lo fa, certo, Leonello. Certo, ce n'ho tre io, una così e due normali. No,
Ora facciamo vedere dentro come funziona la centralina con i suoi servizi. Questo è il riscaldamento, come si è detto, sì, prima, il webasto. Sì, questo è il webasto e basta girare. E lui parte. Già lui è verde e quindi inizierà a produrre caldo. Allora, qui si accende il quadro. Qui abbiamo pompa dell'acqua che è vuota, che sì, è vuota, quindi fa rumore. Qui abbiamo la luce, attenzione, la luce esterna a LED. Vedete, e segue tutto. Ottimo. La rispingiamo. Luci interne, vedete, sì. Televisio. Poi chiaramente si accende con l'interruttore, però diciamo questo dà il consenso alle luci interne. Abbiamo temperatura interna. Esterna non c'è, giusto? No, esterna non c'è. Ok. Poi abbiamo serbatoi dell'acqua, chiara. Essendo chiara, S1 è vuota, quindi è 0. Sì. Lo ripremo, abbiamo R1, essendo vuoto, è 0. Grigio, acqua grigio. Poi abbiamo la batteria, quella del servizio. Premendola, lui ti dice ora siamo a 12,6. Poi abbiamo quella del motore, che è 11,8. Attenzione, siamo anche bassi. Però mi sembra così, si spenge. Sì. Perfetto, si spenge tutto. Quindi io volevo sapere cosa si prova a passare dalla tenda ai panni. Comunque è un passaggio piuttosto netto. Sì, perché insomma dalla tenda sei bello stretto. Ma anche perché la tenda è bella, ma è un po' da giovani, come si dice. Quindi quando i capelli diventano un po' bianchi, le umidità sono fondamentali. Perfetto. Allora, a questo punto voglio sapere il prezzo. Però aspetta, Leone. Prima di tutto si fa vedere, si dice il prezzo del mezzo senza accessori, perché questo è super accessoriato. Allora, in mezzo si è detto siamo sui 45. Sì, giusto? Sui 45. Poi c'è la veranda. Qui option abbiamo sì la veranda, poi abbiamo il pacchetto, diciamo, per quanto riguarda la rifinitura dei mobili, okay. E la tappezzeria interna, sia quella in similpelle che quella della camera in tessuto morbido. Poi abbiamo il soffietto. Il tetto a soffietto, okay. Poi per quanto riguarda il mezzo c'è il pacchetto del mezzo che comprende, vabbè, i cerchi maggiorati, l'aumento di portata, l'aumento di cavalli. Per un totale di? Con molta fatica, siamo riusciti ad arrivare a 52.000 euro. Cazzo! Ragazzi, perché il è una cifra importante, ma comunque 52 euro ci compri macchine anche volendo, e in ogni caso qui è una casa viaggiante. Sì, diciamo è il nostro, dopo tutti gli sforzi per uno sconto, l'ulteriore sconto che ci ha fatto il nostro venditore è stato l'allarme. Ecco, sì, l'allarme. Ok, quindi c'hai anche l'allarme integrato, diciamo. Sì, l'allarme integrato e anche perimetrale. Non vi si è fatto vedere, c'è anche, diciamo, la retrocamera con il Bluetooth incorporato nello stereo, insomma c'è un sacco di multimediale, insomma abbiamo anche lo stereo multimediale. Multimediale, touch con navigatore, con la possibilità di tutte le Google App, perché basta collegarlo a una rete wifi o un hotspot e fa da presenza al computer, cioè con uno schermo ridotto, però in viaggio può fare male. Quindi è finita così, ragazzi. 52. Sì, no, quindi ora dovrebbe iniziare meglio, diciamo sì. Diciamo ora inizia a godesselo, ecco, in mezzo, no? Ecco, va sì, bene. Sì. Ok, ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao belli. Ciao.